L'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica, meglio nota con il suo acronimo ARIT, ha da oggi il nuovo direttore, Carlo Greco. Oggi, in conferenza stampa, presso la sede della Regione Abruzzo in Viale Bove a Pescara, c'era il vicepresidente della Giunta regionale, Alfredo Castiglione, a fare gli onori di casa. Una nuova importante scelta, importante, fatta da un funzionario che proviene dal mondo dell'IBM, di alta professionalità, di alto spessore, che certamente qualifica il ruolo di un'agenzia che deve essere veramente in braccio operativo, così li chiamo io, a fianco ad Abruzzo Sviluppo e alla FIRA, il braccio operativo nel campo dell'informatica, della ricerca tecnologica, che per quanto mi riguarda è il mio assessorato. Un'agenzia che si deve mettere e che si metterà a disposizione del territorio, non chiudersi a riccio, e che non sia un doppione di Abruzzo Engineering. Un'agenzia che possa servire anche da incubatore e fare sinergia con il mondo della ricerca e con il mondo universitario. Penso ad esempio ai tanti servizi che l'ARIT potrebbe fare alle ASL, potrebbe fare all'università, potrebbe fare alla stessa regione senza ricorrere ad agenzie esterne. Il nuovo direttore deve subito rimboccarsi le maniche. Carlo Greco ci dice qual è la sua esperienza. Carlo Greco è un ingegnere innanzitutto, ho lavorato in IBM per 32 anni come client executive, le ultime mie referenze sono in Senato della Repubblica, per cui ho realizzato diversi progetti frutto di gare vinte insieme anche a altri operatori del mercato.